Buonasera a tutti e benvenuti. Questa sera conosceremo un po' più da vicino una nostra illustre concittadina, la scrittrice, poetessa e pittrice Elle Busacca. Come saprete, Elle Busacca, qualche anno prima di morire, decise di donare i suoi libri al comune di San Piero Patti e attualmente si trovano custoditi presso la biblioteca, che dal 2015 porta anche il suo nome. Il fondo Elle Busacca rappresenta uno dei fondi più corposi custoditi da questa biblioteca, conta infatti circa 2000 volumi che spaziano dai più disparati campi del sapere. Abbiamo quindi pensato di organizzare questa serata per fare in modo che voi possiate conoscerla un po' più da vicino, perché siamo convinti che conoscendola meglio potrete sicuramente apprezzarla e amarla per come merita. Abbiamo quindi fatto in modo che fosse lei stessa a raccontarsi a voi. Noi le abbiamo semplicemente dato voce. Per fare ciò ci siamo quindi limitati ad attingere informazioni dalle sue stesse opere, in particolare dai Racconti di un mondo perduto, dal diario epistolare a Corrado Pavolini, dai Quanti del suicidio e dalla biografia che ha curato la professoressa Serena Manfrida, che attualmente è la principale conoscitrice della Busacca. Quindi questa sera avremo modo di sentire e raccontare da elle stessa la sua infanzia vissuta qui a San Piero Patti, il suo forte legame con questo paese, i suoi dolori e anche il suo affacciarsi nel panorama letterario italiano. E inoltre la sentiremo anche parlare della sua tormentata storia d'amore che praticamente ha segnato gran parte della sua vita. Realizzare tutto ciò è stato facile perché una caratteristica di Elle Busacca è il legame strettissimo tra esperienza biografica da un lato ed esperienza letteraria dall'altro lato. Diamo quindi il benvenuto alla professoressa Serena Elle Busacca. Vi ringrazio per la calorosa accoglienza. Come tutti sapete, io sono nata in questo meraviglioso paese, dove, come ebbi a scrivere in qualche mio verso, l'infanzia mi fiorì serena. Venni al mondo un giorno del solstizio d'inverno del 1915 e mi fu dato un nome strano, Elle, che rievoca leggendarie vicende della mitologia greca. Ma prima di raccontarvi la storia della mia vita, vi vorrei dire com'è nata in me l'idea di donare a questa biblioteca i miei libri. Come ben sapete, non si pensa mai alla morte quando si portano a casa le cose che ci interessano, mentre quando si sta per morire si pensa come sarebbe bello non avere niente da lasciare indietro. Così, qualche anno fa, pensando ai miei libri, mi è venuto in mente il mio paese, dove dagli 8 anni, quando lo lasciai, nel mio cuore sono sempre rimasta, perché qua per me fu l'età dell'oro. Nel 1993 ho scritto due lettere al funzionario di allora, Basilio Caporlingua, che mi dicono purtroppo non è più tra noi. Ve ne leggo uno stralcio. Tornando ai libri, ho pensato che lasciarli a un paese fuori mano potesse essere più utile a qualche pazzo come me che regalarli a Firenze, dove per tanti anni ho vissuto, perché Firenze ha molte biblioteche dove consultare stranezze. C'è anche il fatto che in caso di terremoti, guerre e non si sa che del futuro, una biblioteca in un paese defilato potrebbe salvarsi, come quella dei monaci del Medioevo, più che nelle grandi città. Dato che nella vita io sono stata aiutata dalle pagine scritte, vorrei che non andassero disperse quelle che ho messo insieme. Quanto a non privarmi delle cose che mi stanno intorno, è tutto relativo. A volte guardo i libri negli scaffali e penso che tanto non avrò tempo per rileggerli. Ora sono felice nel vedere che i miei libri sono riposti negli scaffali di questa biblioteca. Consentitemi questa sera di rivolgere un pensiero all'insegnante Adamo Jole, che è scomparsa da qualche mese e che forse è stata una delle prime ad interessarsi di me.
Vorrei ringraziare il comitato della biblioteca, in particolare il professore Taranto che ha voluto intitolarmi questa biblioteca, e poi ringrazio il sindaco, l'amministrazione per avermi voluto dedicare questa serata. Dal 2015, quando è stata inaugurata questa biblioteca, si sono svolti tanti eventi. Solo negli ultimi 5 mesi sono stati presentati ben 5 libri di autori sanpietrini, ve li mostro. Una raccolta di poesie, Passi lenti scavando nell'anima di Carmela Rossello, un libro in dialetto sanpietrino di Rosetta Tripoli, Anucilla, che è frutto di anni di studio e di ricerca. Poi una raccolta di ricette della tradizione popolare, della tradizione contadina, di Salvo Filangeri, che è originario anch'egli di San Piero. E poi abbiamo questo libro, Corrente glaciale artica, il primo romanzo di Angelo Florio, che sta riscuotendo il meritato successo. E poi ancora l'ultimo libro che abbiamo presentato qualche giorno fa di Giuseppe Albana, Risveglio Popolare, che è stato curato ed arricchito dalla figlia dell'autore, la professoressa Caterina Albana. So che mi sono stati dedicati anche 2 convegni e che è stato indetto il primo concorso di poesia L. Busacca per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo. E sono state premiate alcune di queste poesie. E io, prima di continuare nella narrazione della storia della mia vita, vorrei sentirle insieme a voi. Grazie. Un saluto a tutti voi che siete intervenuti questa sera per conoscere più da vicino la poetessa Elle Busacca. Come lei stessa ha detto, lo scorso inverno si è tenuto il primo concorso di poesia e hanno partecipato parecchi ragazzini dell'Istituto Comprensivo. Vi do alcuni numeri: 100 partecipanti, 76 poesie, 8 premiazioni. Questa sera le ascolteremo insieme. Per la scuola primaria ha ottenuto una menzione speciale la poesia La festa della pioggia di Matteo Mastantonio, legge Maria Monforte. Accogliamola con un applauso. Ecco la motivazione data dalla giuria. Ha un ritmo giocoso con le sue rime baciate che si interrompono bruscamente con la saggezza dell'ultimo verso. C'è una sensibilità evoluta, quasi adulta, che fa sentire la pioggia come festa, anche se con una vena di inquietudine per i lampi e i tuoni. Da rimarcare gli alberi scolati di pioggia, un'espressione che rimbalza dal linguaggio colloquiale per diventare, in maniera forse inconsapevole, poeticamente pregnante. Tutto si bagna, mi sembra una festa. Guarda che bella questa tempesta. Sto con il vetro attaccato al naso, vedo le gocce che scendono a caso. Guardo gli alberi scolati di pioggia, non si va a scuola, a casa si alloggia. I lampi e i tuoni del temporale mi fanno sentire un poco male. Mi sa che a scuola domani non vado e me ne resto bello accucciato. Bravissima. Maria ha ottenuto per la scuola secondaria una menzione speciale la poesia La vita di Ludovica Muscarà. Ludovica non c'è e legge per lei Ilenia Nasisi. La vita è un'avventura. A volte fa paura. La vita è un labirinto. Se arrivi all'uscita hai vinto. La vita è ricca di sorprese, belle e brutte. Insieme ad un fratello si possono affrontare tutte. La vita è un disegno colorato che man mano acquista significato. La vita pulsa in ogni cuore, che prima o poi di batter finirà, ma sicuramente un al di là ci aspetterà. La motivazione data dalla giuria per la poesia La vita è la seguente: da una molteplicità di elementi naturali scaturisce una spiritualità che valorizza l'esperienza della vita. Passiamo avanti, e ancora per la scuola secondaria ha
ha ottenuto una menzione speciale la poesia Al paese mio di Melania Scaglione, definita dalla giuria un genuino e sentito canto d'amore al proprio paese natio. Melania è presente e l'accogliamo con un applauso. Al paese mio, o piccola foglia d'edera che mi hai vista nascere, piccolo borgo antico, culla di saggezza e sapienza, mura vive e stradine che riecheggiano di voci domestiche e racconti passati. Presto imparai ad amarti, come mi fu tramandato dai miei nonni e da tutti coloro che mi insegnarono i valori che occorrono per vivere bene insieme. Mio piccolo povero paesino, ricco di tradizioni e emozioni, che piano piano si stanno perdendo. Adesso tocca a noi giovani amarti, meglio ancora di come lo hanno fatto i nostri nonni. Aspetta, aspetta Melania, perché... Perché l'altra no, dice Melania. Sempre una poesia di Melania ha ottenuto un altro premio per la sezione poesia dialettale. Si tratta di Ricordi riemigranti, ecco nella motivazione. Un bel tentativo di far sì che la nostra lingua rimanga viva, la giuria all'unanimità ne riconosce il valore. Ricordi riemigranti, a voi sempirotichi tornati pa casa, quanti ricordi, quanti bidizi lassastivo vi dare un futuro agli vostri figli, che oramai su cresciuti e non sanno quanti sacrifici fagistovo vi rennere felici. E ora, chi ca vi torna a trovare, ricordate qua muri, la vostra terra e lo vostro mare. Sì, sì. È stato invece assegnato il premio Simpatia alla poesia La Biblioteca di Gioele Pantano e Giovanni Magretti. Mancano sia Gioele che Giovanni e legge Mario Spartà. In biblioteca bisogna stare in silenzio per dare a tutti l'esempio. Sicuramente il tempo non si spreca se decidi di andare in biblioteca. Anche se bella, utile e preziosa, per noi ragazzi a volte un po' noioso. Invece speriamo che questi ragazzi si appassionino sempre di più alla biblioteca e che non la trovino poi tanto noiosa, perché non lo è. Però se non si conoscono le cose, non le si apprezzano. Loro non frequentano, quindi a priori la reputano noiosa. Io invito tutti i bambini, i ragazzini che sono qua invece a venire a cercarci, perché c'è tanto materiale per loro. Ora passiamo alla sezione poesie in lingua italiana. Ecco le prime tre poesie classificate. Al terzo posto sta la poesia La cravatta di Lavinia Bisignano. Legge Carmela Monforte. Leggo pure la motivazione della giuria. Si fa notare per la scelta del tema, insolito per poeti tanto giovani. È un componimento breve che riesce nei suoi versi essenziali a distillare l'invito a liberarsi, a non restare prigionieri di vani orpelli, a essere se stessi, veri come condizione di felicità e benessere. La cravatta che tu porti è troppo stretta, toglila se vuoi respirare e vivi felice. Bravissima. Passiamo al secondo posto. Al secondo posto si è classificata invece la poesia La finestra di Mario Spartà, Carmela e Maria Monforte. Accogliamo tutte e tre con un applauso e leggo la motivazione della giuria. Vena malinconica e apertura alla vita sono le caratteristiche dominanti della poesia La finestra, la quale si nutre di un sentimento nostalgico, ma elevato pregno di speranza attraverso la presenza del valore dell'amicizia. Fuori piove ed io sono solo nella mia stanza, triste e chiuso nei miei pensieri. Guardo fuori dalla finestra e vedo il cielo grigio come me. Sfoglio le pagine della mia vita e mi accorgo che ho ancora un sentimento da scoprire, l'amicizia. Tutti ne parlano, tutti la cercano, ma io ancora non ce l'ho.
Mi accorgo che non piove più. Mi riaffaccio alla finestra e vedo la gente che raccoglie fiori di ginestra. Esco e riscopro la mia vita di nuove amicizie. Un raggio di sole attraversa la finestra. Infine, al primo posto si è classificata la poesia Una stella nel cielo di Valeria Borrello. Secondo la giuria, trasforma un dolore in una concreta speranza che si nutre di memoria dei margini certi, si apre alla vita attraverso un linguaggio limpidamente metaforico. Di notte alzo gli occhi verso l'alto e ti vedo brillare nel cielo. Sei diventato una splendida stella. Dall'assù ci proteggi con la tua luce. Ai miei occhi sprigioni una luce folgorante, come un lampo in una giornata grigia. Sei lì, in compagnia di tante altre stelle. Qui eri un tipo tranquillo e taciturno. In cielo sei una stella al centro dell'universo. Spero che lassù hai trovato la tua felicità, perché per me sei la stella più bella. Elle Busacca nasce il 21 dicembre 1915. Il padre Annibale era un affermato oculista, mentre la mamma Virginia una maestra elementare. Nella prima scena Elle racconterà gli anni dell'infanzia, vissuti nella casa dei nonni materni qui a San Piero, insieme alle giovani zie Elvira e Italia, con le quali Elle instaurò un rapporto particolare e molto intenso, in particolare con Elvira. Le giovani zie erano solite leggere alla nipotina brani dell'Iliade, dell'Odissea, dei Sepolcri, facendo in modo che Elle si appassionasse alla poesia. Fu infatti grazie a queste zie che in Elle nacque questo amore verso la letteratura. Di questo tempo Elle riconserverà sempre un ricordo luminoso e vivissimo, che riecheggerà poi nelle prose autobiografiche e nelle sue poesie. Nonostante però un'infanzia rosea vissuta a San Piero e a Fiumara, dove i nonni avevano un'altra casa, Elle conobbe ben presto il dolore della perdita. Ancora bambina muore la sorellina Egea e più tardi anche l'amatissima zia Elvira. Questo evento in particolare colpisce profondamente Elle Busacca. Più tardi però nacquero i due fratelli Fausto e Aldo. La giovane Elle sarà interpretata da Lucrezia Natoli. La mia infanzia fu un tempo felice. Non vi rammento mia madre. Ella compare più tardi, come l'immagine del dolore. È spesso lontana, là nelle fredde regioni, dove si spegneranno i miei incanti. Fu lei il primo dolore, quando nacque la sorellina. Non potevo più inerpicarmi sulle sue ginocchia. L'avrei mangiata viva, quella cosa urlante tra le sue braccia. Poi però, quando avevo appena imparato a giocare col piccolo essere intruso, sentì per casa qualcuno che non conoscevo. Vieni, vieni a vedere la sorellina morta. Com'è bella. Non era bella. Aveva il visetto rosso gonfio e gonfie le palpebre chiuse, madide come di pus. Tra i veli ingialliti della culla fluttuava un odore acutissimo di tuberose. I capellucci erano incollati alla fronte e le manine strette a pugno. E seppi che l'odore delle tuberose significava la morte. Gli altri componenti della famiglia furono per sempre nel cerchio magico della favola. Il nonno,
alto, ravvolto in un ampio mantello scuro, gli immensi baffi candidi, il profilo aquilino, i grandi occhi grigi e gli stivali alti, che torna per lo stradone della sera e io gli balzo incontro come una palla. La nonna, con gli occhi malinconici e dolci, sottile nella veste color pulce, un casco di capelli bianchi. Lo zio appare e scompare, giovane, le pupille ardenti, la persona magra e affilata. La zia Elvira era una fanciulla. Le molli trecce castane si coloravano d'oro. Aveva le mani come le vedrò solo nei quadri di Leonardo, il dorso a fossette, le dita affusolate, le unghie a mandorla rose, lunghe favole ascoltate gingillandomi per terra. E la sua voce, che dà sangue e volto ad Ettore, Achille, a Teti, per sempre. Un gran silenzio è nella casa. A passettini impercettibili mi affaccio alla porta della stanza dove ha letto la nonna malata. Elvira è seduta su uno sgabello, con le braccia gettate attraverso il letto e il viso nascosto. E i singhiozzi le squassano sulle spalle quei meravigliosi capelli. E dice: nessuno mi vuole bene. Nessuno. Zietta è pallida. Non ha più il volto di ambre e di rose. Eri là, contro pile di cuscini, più pallida del marmo. E di marmo inerti sul lenzuolo, le bellissime mani dalle dita affusolate. Muore, dicevano le persone. Muore così bella, così giovane. Così giovane. Così bella. Ma non dite morta, avevo pena. Avevo pena di quel tuo pianto lontano, dove non potevo raggiungerti e portare corone. Nessuno mi vuole bene. Nessuno. In quel ritornato odore di tuberose pensai: mi lasciano sempre sola. Con i genitori per Elle fu complicato. La madre, malata di cuore fin dall'adolescenza, sfogava le sue ansie sui figli, alternando atteggiamenti di possessività misti a risentimento. Anche con il padre i rapporti furono complicati. Lui voleva che Elle, dopo gli studi liceali, si iscrivesse in medicina e seguisse quindi le orme paterne, ma lei, contravvenendo ai suoi desideri, si iscrisse in lettere classiche. Nel periodo adolescenziale la giovane Elle iniziò a scrivere, scrisse un romanzo e compose i primi versi di poesie. In questo periodo si rafforzò il rapporto con l'altra zia, la zia Italia, chiamata Lala. Fu proprio questa zia a leggere i primi componimenti della nipotina e divenne ben presto la prima estimatrice di Elle Busacca. Di lì a poco però avrebbe perso anche questa zia. Morta a poca distanza dal matrimonio a causa di un'operazione di emergenza per una gravidanza extrauterina. Ancora una volta, quindi, malattia, perdita e morte diventano una costante nella vita di Elle Busacca, che per sfogare il suo dolore inizia a scrivere furiosamente, cercando sempre un contatto con tutti gli affetti che mano a mano perde. Passavo ore leggendo.
diceva sempre la nonna, è una poetessa e quando legge o scrive può succedere il terremoto, può crollare tutto intorno a lei, che non se ne accorge. Oh, cara nonna Felice, fossi potuta rimanere quella che se legge o scrive può crollare il mondo, che non se ne accorge. 4 anni dopo, a Firenze, dove ero tornata illusa che mia madre mi volesse più bene, mi giunse la notizia della sua morte, accompagnata da un biglietto da 100 lire, per comprarmi un anellino, per ricordarmi di lei quando non ci fosse stata più. Un'estate non andai in Sicilia. Un professore dell'altra sezione, che avrei voluto bruciare vivo, mi rimandò a ottobre in matematica. In verità, i numeri mi parevano invenzioni di boia cinesi. Ignara allora che col tempo, nella storia, avrei sentito ruggire la demenza degli uomini e nei numeri avrei sentito gli stupori di Dio. Disse un giorno mio padre: «Non si può mai sentire da te quello che fai a scuola. Si può sapere che voti hai in questo trimestre?» Risposi: «E se non volessi dirlo?» Un potentissimo schiaffo di mio padre mi mandò a sbattere contro uno spigolo. Ma questa volta l'ingiustizia era troppo forte e la mia dolcezza infantile troppo vicina perché non scoppiassi in pianto. Volevo farvi una sorpresa. Da quel giorno qualcosa morì tra me e mio padre. Né gli potevo perdonare che, vedendomi china sui miei fogli, avesse detto una volta: «La poesia non dà pane». Ora, quei fogli li nascondevo tra le pagine dei libri di scuola, e non giovò che negli anni venturi, dopo una delle solite ingiuste scenate di mia madre, lui entrasse cautamente a coprire di carezze la mia testa sul cuscino inzuppato di pianto. Intanto avevo scritto il mio primo vero romanzo, che le mie compagne divoravano più che mai sotto banco, sino alla fine dell'anno scolastico. Dovevo scrivere le ultime pagine, per cui, partendo per la Sicilia, a fine giugno, lo misi in valigia. Lo avrei fatto leggere a zia Lala, con la quale da lungo tempo mi confidavo scrivendo le lunghissime lettere. Si era sposata 6 mesi prima e abitava a Palermo, dove l'avrei raggiunta più tardi. Quell'anno il paese mi parve strano, diverso da come nel ricordo, e nella casa le stanze della mia infanzia rimpicciolite. I viottoli non erano più irsuti di ombre, qualche fontana si era smarrita. Soprattutto il giardino era piccolo, stretto fra la facciata e lo strapiombo, senza la siepe di vaniglia, senza le rose rossonere di Egitto, e quelle che c'erano di rose in selvate chide si venavano di verde. E il nonno non era più quella maestosa figura avvolta nel mantello come in una nube. Era vecchio, leggermente curvo, la pelle era aggrinzita sulle grosse vene bluastre delle mani, e i bianchi capelli, radi e tristi i grandi occhi grigi. Venne là dove stavo leggendo, col telegramma che gli tremava in mano. «Tua zia Lala è morta». Tutta la giornata passò in attesa, fino a quando apparve lontanissimo il convoglio, seguito dal marito, un bell'uomo, dalla stupenda bocca sensuale e dai foltissimi capelli neri. Disse che non poteva fermarsi e se ne andò dopo aver depositato la bara in una cappella del cimitero. «Chi aveva sposato? Un macellaio di buoi», dicevano nel paese, «che la portasse in quel modo e nemmeno si fermasse per seppellirla». Ora io vagavo per casa come cacciata, vagavo per la campagna e avevo anch'io i capelli dritti come di orrore, un desiderio di urlare, la sensazione di qualcuno alle spalle, e mi addossavo i muri per scacciare quella sensazione di un infrenabile pianto. Dopo 15 giorni, una notte,
lei venne. Fummo una innanzi all'altra. Sei qui? Le dissi. Sì. Ed ora non me ne andrò più via. In questa scena, Elle ricorderà il periodo universitario e gli incontri con i più grandi scrittori del Novecento. Sarà letta una lettera di Anna Maria Ortese, amica di Elle, e si farà riferimento a un racconto che Eugenio Montale le ha dedicato, dal titolo La Busacca, e contenuto nella raccolta di prose Farfalla di Dinard. Elle adulta sarà interpretata da Maria Concetta Abramo, leggerà la lettera di Anna Maria Ortese Rosanna Alba. Ma è stranissima questa bimba. Alla sua età io avrei fatto capriole se mi avessero stampato qualcosa, diceva il direttore di un giornale letterario che mi aveva pubblicato alcune poesie con titolone Una poetessa tredicenne. Chi l'avrebbe detto allora che negli anni trascorsi all'università, dove mi ero iscritta al corso di lettere classiche, avrei incontrato i grandi della letteratura del Novecento, Luciano Anceschi, Enzo Paci, Vittorio Sereni e tanti altri ne conobbi in seguito, anche loro spiriti affini al mio, dediti all'arte e alla poesia. Come non ricordare Anna Maria Ortese, Rina Sara Virgillito, Benedetta K. Marinetti, anche loro scrittrici e poetesse, e le mie più grandi amiche. Seppure incoraggiata da essi e dai numerosi premi letterari ricevuti, non ebbi mai il riscontro editoriale di pubblico che meritavo. Ricordo ancora le parole di stima della mia amica Anna Maria Ortese. Elle cara, serba la tua forza, la tua inquietudine, il tuo tormento, come la cosa più preziosa della tua giovinezza. Io ho grandissima stima di te, perché ti ho conosciuta che eri ancora bambina e ti ricordo piena di luce, anche se una luce scura. Sapessi quante cose bruciano anche a me, ma pure al colmo dello spasimo non bisognerebbe maledirle quelle cose. Sono quelle che butteranno avanti una creatura. E dalla disperazione di essere stati calpestati da sé e dagli altri che nasce la forza che ci trasporta verso cieli limpidi, dove ciò che abbiamo patito si trasforma in dolcezza e beatitudine. Ama ciò che ti tortura e ti ha torturata. Ama il tuo insuccesso. Conobbi anche Eugenio Montale. Io e Rina eravamo innamorate della sua poesia perché diceva tutto quello che noi avremmo voluto dire.
fu proprio a lui che confidai la mia passione per la pittura. Nata così, all'improvviso, mi sono ritrovata a dipingere un mobiletto che accoglieva i miei libri di saggezza indiana, cinese e egiziana. Poi ho comprato le tele e i tubetti dei colori e mi sono ritrovata a dipingere rocce e mari, cipressi, pini e barchette. Ho dipinto i luoghi della mia infanzia. Il mio strano amico Montale, che mi dedicò un racconto dal titolo La Busacca, mi paragonò ad un uccello bellissimo, simbolo del desiderio e della libertà che nessun cacciatore poteva vantarsi di aver mai catturato. Un rapace più grosso del falco e meno dell'aquila, provvisto di solide ali, ma non tanto larghe da permettergli di spiccare il volo da terra. Un demone imprendibile, tardigrado e scaltro coriaceo, a prova di pallettoni. Unico per definizione, perché era follia pensare che ne esistessero due di Busacca. All'età di 21 anni Elle perde la mamma, che muore fra le braccia del fratello quindicenne Aldo. Il padre poi si risposerà ed Elle, dopo la laurea, farà l'insegnante in varie città italiane. Nel 1960 ospita nella sua casa a Milano il fratello Aldo, di ritorno dall'America, dove si era affermato come ingegnere ed era apprezzato dalle più grandi personalità della scienza. Aldo ritorna in Italia in preda a un forte esaurimento nervoso. In seguito, non riuscendo a trovare il lavoro, si aggiunsero le crisi depressive e le nevrosi, che piano piano lo porteranno a suicidarsi, proprio nella casa della sorella e approfittando della sua assenza, mentre lei era in vacanza a Vulcano. Da questo ulteriore evento tragico nascerà la raccolta poetica dal titolo Trilogia dei Quanti, e che consentiranno a Elle Busacca di affermarsi nel panorama letterario italiano. Da questo momento in poi verrà fuori tutta l'originalità della Busacca. La sua diventerà una poesia dai toni acuti e laceranti, che è da un lato sia il manifesto del suo senso di colpa per non essere riuscita ad aiutare il fratello, ma è anche un violento atto di accusa nei confronti della società, che spesso si accanisce proprio con le persone più deboli e fragili. Leggerà la poesia dedicata al fratello Aldo, Rosanna Alba, e i dialoghi Maria Concetta Abramo. Mia madre muore una mattina. I miei fratelli, Fausto e Aldo, la mettono sul lettino turco, dove tante volte dormiva, in disparte da quello matrimoniale, cercando che non la toccasse suo marito. Il ribrezzo e l'orrore dei 14 aborti passati, di Aldo espulso Settimino perché il suo cuore non ce la faceva più a portarlo. Aldo è ritto accanto al letto che la guarda. Non c'è nessun altro. Lui è solo. Nel deserto guarda il cadavere di sua madre. Che cosa si sono detti?
che cosa le sta dicendo e le ha promesso. Solo nell'universo la sta guardando dall'eternità. Più tardi altri guarderanno il suo di corpo senza vita. Lui sulla sdraio è sereno, ha dei capelli castani, soffici, con qualche filo bianco, le ciglia lunghe ricurve all'insù, le labbra curve all'insù, violette, un po' bianche, là dove serrano la canna del gas. Il viso magro, un po' verde, con gli zigomi alti, dove sotto le palpebre si indovinano dei grandi occhi. Lui sembra che dorma, con un volto indicibilmente sereno. Mani estranee sollevano il suo corpo. Vedo anche la morte. E se uno le va incontro, come tu hai fatto, com'era ed è diverso. Oh, tu che ho nel cuore, bambino, fratello, quando giocavi col cerchio nel giardino sotto gli alti pioppi, i riccioli d'oro e gli occhi già troppo interroganti e fiduciosi, mentre io già cercavo sulle ardue pagine quello che ora mi segni a dito, fatto tanto più grande, tu che eri dei nostri, di noi, noi gli esseri umani. C'è anche la morte, non la feroce che ci strappa quelli che amiamo, ci nega queste inutili sole, ma quella che offre un asilo dagli assassini, dai mostri. Lei sola, come era nostra madre, di cui mi dicesti fra i singhiozzi in uno dei tuoi ultimi giorni. Credi che se ci fosse nostra madre sarei ridotto così? Ed ha sentito la madre, la morte. Ed è accorsa. Vieni, Aldo. Vieni, Aldo. E che le carogne imputridiscano con le carogne. Che hai a che fare con esse? E alla voce, tu hai aperto le braccia in un volo. Guarda, aveva tanti titoli, sapeva tutte queste cose. Era un ingegnere meccanico, uno scienziato. Oltretutto, un gran bel ragazzo. Che cosa gli mancava? Perché lo ha fatto? Perché uno così fa queste cose? Ma può darsi che la scienza gli abbia dato il cervello. Ma non ha nessuno questo disgraziato che possa occuparsi di lui. So che ha un padre pieno di soldi, che si è risposato e non voleva fare niente per curarlo. So che ha un fratello oltre al padre, che non si trova, è in giro per affari, e sua sorella che è appena partita per la Sicilia. Elle ritornerà spesso a parlare dei luoghi dell'infanzia, il mondo delle favole, come lo chiama lei. In uno dei suoi racconti descriverà il ritorno in quei luoghi da adulta. Rivedrà con occhi nostalgici la casa del nonno a Fiumara, la campagna che nei suoi ricordi d'infanzia vedeva bella e rigogliosa e che però ritroverà spenta e abbandonata. Elle in età matura sarà interpretata da Graziella Camuti. Leggerà la poesia Fiumara Rosanna Alba.
Sì, avevo pensato di ritornare alla mia terra. Ma c'è veramente una terra che sia la nostra terra? Un sentiero ripido portava a Fiumara, tra i rovi e i cardi fioriti. A destra scendevano i dirupi, inverditi di muschio antico, fino alle gole oscure da cui sale un dirocciare di acque. Abbarbicate le rupi, le querce sono d'un verde turchino. La casa era là. Sul sedile di pietra di fianco alla porta cercai le farfalle dal manto di velluto nero a palline rosse dorate che vi facevano sosta venendo dal rosaio sullo strapiombo. Non ce n'erano, non ne vidi mai di eguali. La pergola sullo spiazzo si afflosciava, i pali erano tarlati e rotti. Rivedo a zappare per trarne solchi il contadino Beppe, che a un certo punto, nel tergersi il sudore, alza gli occhi su di me. Una bimba esile, ritta a guardarlo dall'orlo, stringendo al petto la piccola anfora di terracotta che ho appena impito alla fontana. E intorno un vento furioso strapazza, scompiglia le querce annose, curva i mandorli e i noccioli, frusta gli ulivi, strappa le mele acerbe ai maili maestosi, scerpa la pergola, acini e pampini, mescola polvere e foglie, turbina i mulinelli di festuche, schianta rami ululando laggiù al gigantesco noce. «Ti porterà via te con la tua brocca questo vento», dice Beppe. E io sorrido, come allora. «Ci sarà mai un vento che riuscirà a portarmi via?» Il castaldo girò la chiave nella toppa. Un sentore di chiuso e di vuoto uscì come da una bocca sgangherata. Salì dai magazzini alle camere. I pavimenti coperti di calcinacci scricchiolavano al piede. I ragnateli palpitarono neri e densi dagli angoli. Sul canterano tarlato lo specchio era chiazzato di macchie nere. Nello scaffale non c'erano libri. Aprì il balcone sul terrazzo. Guardai in giù, dove un tempo mi pareva si spalancassero abissi. Il vento dolce curvava le foglie nell'uliveto e io tornai fra le stoppie, gli sterpi e i gusci di lumache calcinati. Passai vicino alla fontanella che sgocciolava come allora e con uno sguardo meravigliato cercai la serpe morta sul sasso. Il sentiero sotto i noccioli portava come allora al cancello, che si apre su un altro viottolo diroccante fra i massi verso il bosco, linea di confine e passaggio comune nella contrada Fiumara. Esso va verso un'altra strada più larga, ma non meno torrentizia, su cui zoccolava dal paese l'asinello di mio nonno. Qui, al di sotto del muro che fiancheggia il sentiero, c'erano le rasule. Una volta verdissime di solche, di ciliegie, di grandi piante, di aranci e di alti pini marittimi, grossi e sfilacciati dal vento. C'era la grande vasca smeraldina di muschio e i tre alberi di mandarino che vi si specchiavano in oro e verde. Le digradanti terrazze ora erano piatte, senza moto, tutte piantate a vigneto, con le viti attorte a corti pali. E c'era ancora zia Lala fra i solchi. Empie le cocche di pomodori rossi e di melanzane violette e di quei cetriolini lunghi e bitorsoluti. Ed Elvira è qui,
che mi indica fra le altre erbe una che va bene per l'insalata, mentre io di lato sbircio un ranocchio. Non ho trovato più tutto ciò che mi era rimasto nella memoria. I sentieri, ad esempio, di cui potrei dipingere i dirupi, le querce abbaricate sugli strapiombi del timeto e le sdrucciolevoli scalette. Il nostro mondo, man mano che passa il tempo, diventa sempre più un mondo perduto. Ho provato a recuperarne i ricordi che ho fissato in alcuni versi. E mi ritrovo nel paese azzurro, dove l'infanzia mi fiorì serena, grandi farfalle di velluto bruno, l'eco lontana di una cantilena, vampe violette di giaggioli in mezzo al chiaro argento degli annosi ulivi, ambigue felci rosseggianti al sole, inaridendo su selvaggi clivi, e un cupo cielo di viola e gli occhi perduti in sogno dietro fole strane. E nonna mi riprende sui ginocchi, e tutto quello che non torna più. Quest'ultima scena, Elle parlerà della sua tormentata storia d'amore che si protrarrà per oltre 30 anni con Corrado Pavolini, scrittore, sceneggiatore e regista. Pavolini fu il primo a incoraggiare la Busaca a pubblicare le sue poesie e tra i due, fin dall'inizio, nasce un rapporto d'amore controverso, sia per la grande differenza di età, circa 20 anni, e sia perché Corrado non lascerà mai la moglie per lei. Elle ha avuto anche altre storie con altri uomini, ma non è riuscita a provare ciò che provava per Corrado. Una in particolare l'ha segnata, perché ne è venuta fuori una gravidanza e un aborto volontario, perché nel frattempo si era resa conto che il padre del bambino si era innamorato di un'altra donna e, non volendo vincolarlo a sé, ha preferito lasciarlo libero di seguire il suo cuore. Soltanto nella vecchiaia Elle capirà il vero significato dell'amore, che non è rincorrere imprendibili fantasmi o proiettare su un'altra persona ideali che prima o poi si infrangeranno, ma è ben altro. Presterà la voce a Corrado Pavolini Rosanna Alba. Ma già dentro di me un altro paesaggio riaffiora alla mente, un altro vento, a riportarmi indietro al giorno favoloso di un incontro, quando guardandomi hai detto: siete ancora una bambina e dovete incominciare a vivere. Ti ho incontrato che avevo 24 anni e non avevo in mente che la poesia è la gloria. Ed ero sola. Più di qualche bacio che mi aveva solo disgustato, non avevo provato. E vidi te e ti amai subito, come si ama il sole. Ma nessuno pensa di afferrare il sole. Mi bastava che tu ci fossi. Passai, mi ricordo, da ottobre a marzo in adorazione della tua esistenza. Felice che tu ci fossi. Non entravo un minimo impulso in questo. Non potevo nemmeno sognare che tu mi baciassi, che tu fossi un uomo. Per me tu eri un Dio. Se si fosse sicuri che Dio c'è,
si sarebbe felici. Ricordo una lettera che treme e si sgualcisce nelle mie mani. Volevate tenerezza, non desiderio. Ma come si fa a comandarsi di non desiderare? E io ve l'ho detto, non debbo. Ho moglie e figlioli. Solitudini scandite interminabilmente, allora, dalle parole di un'altra lettera. Stare accanto a voi diventa per me ogni giorno più difficile. Domani andrò a cercare un mare che non sia il vostro. Ma che serve il partire se poi ci si ritrova sullo stesso argine? Resteremo per sempre in questi fondali del tempo, come pesci delle profondità, ma senza noi, vagando tra le scogliere dei sogni e le foreste delle angosce, gli abissi dell'incomprensione e i mostri dei nostri ed altrui errori. Ascolta, fin dalla prima volta che ti ho veduta al distrutto albergo Europa, io ti ho voluto bene e lo sai. Ci credi se ti dico ora che anche se siamo lontani e se non dovessimo rivederci, io ti vorrò sempre bene? Questa storia è così. E se esiste lassù un grande poeta che scrive storie, quello ha scritto la nostra. Così tante volte ti penso e tante volte riempie il mio cielo come queste gigantesche cupole romane, e tante volte ti fai così piccola che non capisco dove sei andata a cacciarti. Tu hai accanto tua moglie che non sei riuscito a lasciare, che fa sposare tuo figlio perché fra poco tu ti senta nonno. E io qui, sola. Mi sottolinei che lei è la madre dei tuoi figli. Ma anche a me è capitato di concepire un figlio. Avrei potuto farne un bellissimo ricatto e diventare una signora rispettabile, la più degna di stima. E ho preferito togliere questo delicatissimo cappio al collo dell'altro, è segno di errore per me. Ricordo bene i sentimenti di quei giorni, che ho racchiuso in alcuni versi. Non ti avremo, figlio mio, fatto sopportare il nostro carattere sconnesso, i nostri fallimenti, le nostre frustrazioni, la paura, i nostri rimorsi. Non saresti stato un pretesto per riempire il nostro vuoto. E tu che continuavi a chiedermi: è possibile che con tanti uomini che hai avuto, che non abbia provato con nessuno ciò che hai provato per me? Cosa potevo rispondere? Se non che proprio tu mi avevi fatto piangere tutte le mie lacrime. Ad un certo punto mi illudevo di dimenticarti conoscendo altre persone, ma sapevo benissimo che non avrei trovato niente. Inizia la storia dei miei errori, perché l'unico che non fosse errore eri tu, perché non avresti capito. Raccontai di te ad una mia amica, feci il conto del tempo passato insieme. Sai, di tutta la mia vita, se conto le ore che sono stata vicino a lui, in tutto sono 48 ore. Posso dire che ho avuto nella mia vita 2 giorni di felicità. E poco. Lei mi rispose: ma forse non è poco. Non capirò mai questa storia. Non potrò mai capirla. Perché? Perché l'ho amato? E perché ancora ieri sognavo che parlavo con lui solo ed ero felice? Perché è stata per me l'unica cosa viva e vera? Mentre dall'altra parte mi è stato risposto sempre con questa atroce indifferenza. Interrogativi senza risposta,
avrei scoperto più tardi che l'amore è quello che non si perde, le perle che porteremo sempre al collo, le memorie di affetto che sono il sepolto e il dove non lo sapremo mai che noi. Qualche cosa di inesistente, di inimmaginabile, di astratto, che la famiglia, la politica, le religioni non conoscono. L'incontro, che può essere di un attimo. L'ascolto, che può essere per sempre. Ricordi sbocciavano le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche spogliata carezza e un po' di tenerezza. E quando ti troverai in mare quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la... Beh, spero che questo nostro lavoro vi sia piaciuto e che vi abbia soprattutto fatto conoscere meglio e apprezzare la poetessa Elle Busacca. Come dico, cioè, sono solita dire che non si può amare una persona se non la si conosce fino in fondo e profondamente, e noi Elle merita di essere amata da tutti noi, perché Elle ha amato molto il nostro paese e infatti i suoi ricordi più belli sono legati al periodo dell'infanzia, quando visse a Fiumara. E non faceva altro che parlare del nostro paese con tutti, con le amiche, negli ambienti letterari, ma soprattutto ha parlato del nostro paese e nelle sue opere. Infatti la storia che vi abbiamo raccontata noi l'abbiamo tratta proprio da un suo racconto, Racconti di un mondo perduto, che io vi invito a leggere. Abbiamo questo libro in biblioteca, vi invito, lo potete prendere quando volete in prestito insieme ad altre sue opere. Spero anche di avervi regalato qualche emozione, e così come ci siamo emozionati noi nel raccontare questa storia. La vita di Elle ci ha profondamente commosso, perché come avete sentito è stata una vita attraversata dal dolore e abitata dalla solitudine. E questa sera sono sicura che Elle, diciamo, è stata contenta di stare qui in mezzo a noi, e soprattutto credo che abbia sentito tutto l'amore che abbiamo messo in questo, in quello che abbiamo fatto. E abbiamo il piacere questa sera anche di avere una cugina di Elle Busacca, che io inviterei qui, è la signora Astrid Restivo, e vi accogliamola con un applauso. Voi in famiglia comunque tutti nomi particolari, vero Astrid? Allora, intanto lei mi ha raccontato anche un aneddoto quando ci siamo incontrate, e vorrei adesso che tu lo raccontassi anche a loro, perché noi alla signora, diciamo, dobbiamo in parte anche questo lascito di Elle Busacca, e adesso capirete perché.
Sì, raccontare l'episodio inerente alla biblioteca è banale in confronto a quello che ho sentito stasera, diciamo, perché mi sono emozionata e mi sono commossa, anche perché diciamo che le vicende della vita di Busacca si sono ripetute anche tra la mia famiglia, quindi è un ciclo un po' strano della vita. Mi sono rivista in tante sue emozioni, in tante sue sofferenze. Anch'io ho fatto la mia giovinezza, la mia fanciullezza a Fontana Rovedo, sopra Fiumara. E la mia vita, le cose più belle sono quelle che ho vissuto a Fontana Rovedo con i miei nonni, con i miei fratelli, particolarmente con un mio fratello che ha seguito la scia di Aldo. E purtroppo questo è un fatto che si ripercorre, si ripete a distanza di tanti anni nella nostra famiglia. E quindi questa cosa mi ha particolarmente commosso e mi ha fatto rivivere i momenti di Fontana Rovedo, la luce attraverso la quercia di fronte a casa mia, gli odori di San Piero, la festa di San Biagio, che può essere banale ma per me è una cosa molto importante. Tornare con i miei ogni anno a San Piero era una festa, e sentire l'odore, per esempio, può essere anche banale questo, del minestrone nelle vinelle di San Piero, era un odore che non ho mai più sentito. O il pollo che cucinava mia nonna, il pollo ripieno, che non è il pollo di adesso, di sostato, era un pollo diverso, fatto con ciò che rimaneva la parte più scarsa del pollo, veniva impastata con la mollica, con l'uovo, dei sapori che non ho più sentito. Però stasera ho sentito appunto aleggiare tutta la mia infanzia, i miei parenti che non ci sono più, e ho sentito sublimare il dolore, che è una cosa bellissima. Grazie a Elle Busacca, che ha sublimato in maniera così stupenda, poetica, commovente, emozionante. E l'episodio che riguarda la biblioteca, mi aveva telefonato sapendo che io ero una sua parente, e mi aveva detto che aveva voluto regalare tutta questa grande biblioteca densa, ricca, con quasi tutto lo scibile, diciamo, racchiudeva la sua biblioteca, e mi disse che non sapeva chi regalarla, cioè non sapeva cosa farne, perché si sentiva incatenata piacevolmente da questa sua biblioteca, però aveva il pensiero che nessuno potesse più godere come aveva goduto lei di questo sapere. E mi disse come si poteva fare. Potrei anche regalargliela. No, dico, guardi, non sappiamo, non potremmo gestire mai tanto sapere. E quindi mi fece contattare Basilio Capurlingua, e da lì nacque questa cosa, che allora con allora il sindaco, mi pare che fosse La Macchia, sì, abbiamo avuto una serata così. Però diciamo che stasera è una cosa particolare, vi ringrazio in maniera immensa, ringrazio la signora che magistralmente ha interpretato, e anche i ragazzi, tutto bellissimo. Grazie San Piero, grazie. Ti facciamo dono di questo piccolo opuscolo che abbiamo realizzato come ricordo di questa serata, e anche questi fiori che, diciamo, diamo a te, consegniamo a te simbolicamente, sono per la nostra Elle. Un applauso. Grazie. Prima di concludere, vorremmo ricordare adesso un nostro concittadino e anche amico che è scomparso da pochi giorni, ed è Saro Ricciardi. Saro Ricciardi, in occasione della giornata del dono e dell'ingegno, ha dato alla nostra biblioteca alcune sue opere, alcune poesie, così come hanno fatto anche tanti altri artisti in quell'occasione, e alcuni sono qui presenti, mi piace ricordarli: Rosario Giuttari, Enrico Giuttari, Melina Tricoli, Noemi Pantano, Tania, Tenuccia Ballerino, Franco Ferro, Tindaro Fallo, Daniela Paolillo, gli eredi La Torre, gli eredi di Giorgio Caffarelli. Spero di non aver dimenticato nessuno. E Saro Ricciardi, oltre che a farci di questi doni pochi mesi prima di morire, ci ha permesso di fotocopiare tutte le sue poesie perché fossero custodite nella nostra biblioteca. Chiunque li vuole poi visionare può farlo. Non so poi con l'amministrazione, col comitato della biblioteca, non abbiamo ancora parlato di questo, poi dipenderà, sceglierete voi cosa fare di questo materiale prezioso.
E chi ha partecipato poi lo scorso anno a Vernacoli in Versi ricorderà che Saro Ricciardi è stato uno dei protagonisti di quella serata, insieme ad altri, Filippo Di Luca. Ovviamente protagonista era la poesia dialettale di Filippo Di Luca, Nino Florio, Maria Biondo, Cristina Cartareggio e Rosetta Tripoli. E lo ricordiamo come lo ricordiamo a Saro Ricciardi, come una persona disponibile, allegra. Le sue poesie erano sempre accompagnate da vignette. Il suo lavoro aveva come unico compenso, come lui stesso amava dire, gli apprezzamenti che gli altri gli esprimevano. Risultava bravo nella satira politica, nella creazione di rime perfette e estemporanee. Anche il suo linguaggio era un linguaggio in rima. Se proviamo a chiudere gli occhi per un momento, io sono sicura che potremmo veramente risentire la sua risata e avere l'impressione che anche questa sera lui ci regali una battuta, perché non perdeva mai occasione di fare una battuta. E lo vogliamo ricordare leggendo una sua poesia. Inviterei la dottoressa Sette Trombe, che era amica proprio intima di Saro Ricciardi. Fa un presto amore ad appassire le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche... Prima infatti di leggere la poesia, la dottoressa adesso condividerà con noi qualche ricordo. Intanto ringraziamo la dottoressa perché veramente è sempre disponibile, si presta sempre, la invitiamo e lei dice sempre di sì. Intanto voglio cominciare col dire che la poesia è un dono per tutti, è un dono, è una forza capace di unire tante cose che sembrano non potersi unire. Questa sera ha unito la lingua siciliana dialettale con quella lingua aulica che è quella della nostra scrittrice Busacca, e è stata capace la poesia di unire due mondi molto diversi. Questo tenevo a dire, questo perché sono due mondi molto molto lontani. E sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai. Perciò nel corso degli anni ho esercitato la professione a stretto contatto con tanta gente, in paesi in cui regnavano sovrani rapporti affabili, umani, quelli che portano a condividere il quotidiano con le sue gioie e i dolori. Ciò ha indirizzato la mia attenzione su un vasto universo sommerso che nascondeva tesori sia nel campo sociale, nel campo della cultura locale e delle tradizioni. E ho avuto, tramite la mia professione, l'opportunità di conoscere tante persone e tanti personaggi. Ho incontrato anziani amanti della loro terra, i quali conservarono nel cuore e nella mente la cultura di un popolo. Ho incontrato anziani che, avendo la fortuna di aver frequentato solo la scuola elementare, scrivevano pagine semplici dotate di intensità che rivelavano la ricchezza della loro vita interiore. Voglio ricordare a tal proposito la dolcissima signorina Giusto, non so se ve la ricordate, che era una mangiatrice di libri, anche quelli scolastici dei nipoti, la quale ogni tanto mi porgeva, assieme alla ricetta in farmacia, dei pizzini in cui i suoi sentimenti, le sue riflessioni profonde, le sue emozioni si esprimevano
in delicati componimenti. La curiosità e l'interesse poi per la poetica dialettale ha fatto sì che nascesse una vera amicizia con Saro Ricciardi, amico di tutti e del quale stasera vogliamo ricordare la sua passione e il suo particolare talento. Decenni di amicizia. Lui scriveva e io leggevo. Lui scriveva ed io leggevo. Nasceva anno dopo anno un patrimonio culturale talmente vasto e ricco che mi ha spinto a perseguitarlo benevolmente per anni, perché volevo che venissero pubblicati i suoi lavori. Ritenevo un peccato non ordinare almeno una parte dei suoi scritti per farne oggetto di una raccolta. E rimandavamo sempre, anche perché allora la sua ritrosia era molto ostinata. Però stasera sono molto compiaciuta di essere qui a ricordarlo. I componimenti poetici di Ricciardi non appartengono ad un'epoca precisa, sono spalmati sul percorso di tutta la sua vita. Sono universali nelle sue tematiche, appartengono alla natura dell'uomo stesso, che amava raccontare eventi, sentimenti, passioni, con un linguaggio poetico spontaneo, fresco, pregno di leggerezza ed intelligenza emotiva. Versi talvolta divertenti e frizzanti, talvolta melanconici, talvolta tristi. Ad esempio, quando essi esternavano il suo dolore nel constatare lo sgretolarsi di un mondo di valori nei quali fortemente credeva. Il suo poetare estemporaneo, il suo sorriso stampato sulle sue labbra, i suoi mottetti cuciti addosso ai vari personaggi che incontrava lungo la strada, portavano allegria, motivo di dialogo, di comunicazione in un mondo in cui oggi a malapena ci si saluta. Sto finendo. Era un uomo semplice, ricco di una spontanea verve poetica che lo ha aiutato e consolato nelle traversie della sua vita, nella solitudine dopo la morte della sua amata moglie. Non voglio qui stasera santificarlo, significherebbe imbalsamare i suoi versi. Saro Ricciardi sentiva un dovere coltivare e scrivere il nostro siciliano e, come diceva il Meli, Ricciardi, per esprimersi, non cercava matrigna né voleva andare a zappare in vigne forestiere. Ringrazio tutti. Mi complimento intanto, poi ora leggerò una cosina, mi complimento per gli organizzatori della serata, una bellissima serata. Ecco, grazie. A cultura è per tutti. Più si sape e meglio è. Puro di notizie brutte che rimedio non ce n'è. Tutta vita di ognuno è cultura indipendente. Puro che non è nessuno e non sa fare niente. Sono tante l'argomento da cultura italiana. Dei palazzi specialmente un l'onestà è lontana. Se ci dà somma cultura un valore che può avere, tutti orna per mensura a studiassimo per dire. Ci volesse una materia più vicina a realtà, che non fosse deleteria don segnare a dignità. La cultura è così vasta per materie che ci sono, che io più oggi dico basta, che così non mi confondo.
E al termine di questa serata, a nome del personale e della responsabile della biblioteca, la dottoressa Graziella Castellino, del comitato della biblioteca e le Busacche, dell'amministrazione comunale, voglio ringraziare quanti hanno collaborato con noi per la buona riuscita della manifestazione. Ringrazio intanto tutti voi che siete intervenuti e avete sostenuto con affetto questa esperienza che per noi è stata nuova, è un'esperienza nuova. E ringrazio anche il gruppo di amiche che sono venute dalla lontana Patti per sostenerci. Per voi è stato allestito un piccolo buffet nell'androne della biblioteca, quindi non andate subito via, e invece all'ingresso troverete i pensieri di Elle, versi di alcune sue poesie, frasi tratte dai suoi racconti. Prendeteli, portateli con voi insieme all'opuscolo che abbiamo realizzato in ricordo di questa serata. Ringrazio gli operai comunali e per la parte tecnica Gianluca Di Bella, Filippo Accordino anche per i consigli per la scenografia. Poi ringrazio per la scelta delle musiche Giuseppe Pipitò, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo, l'insegnante Serafina Collorafi, e con lei colgo l'occasione per ringraziare tutti gli insegnanti, il dirigente scolastico. Alcuni insegnanti sono qui presenti, ma li ringraziamo veramente di cuore tutti, perché soprattutto in questi anni, questi due anni, hanno veramente collaborato con noi e per tutte le attività. E ringrazio anche la professoressa Cettina Narda, che insieme ai suoi alunni è stata presente a tutte le iniziative che hanno riguardato Elle Busacca. Ringrazio Anna Macula, che collabora da noi da quasi due anni, e la sua collaborazione per noi è assai preziosa. E infine ringrazio Lucrezia Anatoli, prego venite qua, Lucrezia Anatoli, Rosanna Alba e Maria Concetta Abramo per averci aiutato in questa narrazione. Per loro c'è un omaggio floreale. Io inviterei il sindaco e anche il professore Taranto, senza di lui questa serata forse non ci sarebbe stata, a consegnare i fiori, e anche per, se volete, per un breve intervento e un saluto. Piangerei, ma sarà la prima che incontri per strada, che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato. Buonasera, grazie naturalmente come sempre alle signore della biblioteca che sanno rendere plasticamente quello che noi in questi anni abbiamo cercato di fare. In realtà Elle Busacca è una delle figure letterarie più importanti del Novecento, anche se, come avete avuto forse modo di comprendere, col Novecento non c'entra nulla, perché più che altro è una figura, ecco, romantica e classica. La prima in realtà a comprendere la grandezza di Elle Busacca fu diversi decenni fa Ernestina Pellegrini, che è ordinario di letterature comparate all'Università di Firenze, e con la quale abbiamo iniziato un percorso, e adesso il comune di San Piero Patti, insieme appunto attraverso la biblioteca comunale, intende organizzare un convegno internazionale che probabilmente si svolgerà ad aprile, su questa importantissima figura che abbiamo detto, ecco, stiamo riscoprendo da qualche decennio, ma che certamente è fondamentale nel panorama della cultura italiana e anche non solo italiana. Infatti in questo convegno parteciperanno diversi studiosi anche, ecco, di università estere che hanno studiato e che stanno studiando la Busacca. Una cosa importante della Busacca è che è stata l'unica donna a tradurre anche il De Rerum Natura di Lucrezio. Per questo, ecco, stiamo adesso appunto approfondendo questo testo, che è inedito e che ancora è depositato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, e che gli studiosi appunto hanno appena approcciato e quindi diciamo stanno studiando, ed è la nostra intenzione, ecco, poter realizzare in questo convegno di aprile, ecco, una prima riflessione di sintesi su questa, anche sulla Busacca traduttrice.
A tal proposito, verrà fatto alla fine di ottobre, primi di novembre, un piccolo appunto convegno, che è un assaggio in cui, ecco, verranno date alcune diciamo notizie a tal riguardo. Dovrebbe coinvolgere appunto alcuni studiosi dell'Università di Firenze e la organizzatrice di Naxos Lege, che quest'anno sta dedicando diverse iniziative anche alle Busacca. Mi pare che ce ne sarà una alla fine di settembre, primi di ottobre, non ricordo dove, comunque in Sicilia, e che certamente, forse Anna, dov'è che la l'inizia? A Giardini Naxos, appunto, che ha come tema la nostra Elle Busacca. È una figura che certamente merita di essere approfondita, appunto perché è una figura poi interessantissima, perché la sua vita è un incontro, insomma, lei ha incontrato, come potete vedere, non solo tutti gli esponenti più grandi della cultura del Novecento, ma anche le figure storiche importantissime come Pavolini, un grande gerarca fascista, e tutta la sua vita è una vita appunto molto da eroina romantica, dice. E quindi è anche, diciamo, non solo interessante da un punto di vista letterario, ma anche da un punto di vista emotivo, umano, e certamente è una delle ricchezze, una delle grandi ricchezze del nostro territorio, del nostro paese, ecco, che merita un grande approfondimento e che può essere anche uno strumento per le giovani generazioni. Infatti molte di queste iniziative sono stati coinvolti i ragazzi dell'Istituto Comprensivo, i ragazzi anche degli istituti di Patti. E un'altra cosa, un'ultima e poi mi taccio, dovremmo, se riusciamo già quest'anno, realizzare questo concorso internazionale, questo premio letterario internazionale, appunto, dedicato alle Busacca, dove verranno premiati non solo lavori inediti di giovani autori, ma anche di autori affermati. Però questo non sappiamo se riusciamo a realizzarlo ancora quest'anno. Abbiamo adesso una riunione a fine settembre con Ernestina Pellegrini e altri studiosi che collaborano a questa iniziativa a Firenze, e quindi poi vedremo, insomma, ma vi terremo certamente informati. Grazie, passo la parola al sindaco. Grazie Salvatore, io mi limiterò intanto a registrare questa gradevole sorpresa e una positiva eredità dell'amministrazione uscente, perché non riconoscerne il merito, tutt'altro. Siamo orgogliosi e davvero io mi sento soddisfatto e piacevolmente impressionato dalle sensazioni che stasera ci avete regalato e dall'atmosfera che anche questo sito ci ha dato. Il percorso va avanti, il professore Taranto insieme agli amici della biblioteca e al personale comunale continueranno a lavorare per approfondire e per studiare, coinvolgendo l'Istituto Comprensivo e anche l'Università, la figura di questa importante scrittrice. Per noi è motivo di orgoglio, non solo perché di San Piero Patti, ma perché ha contribuito alla letteratura italiana con un prodotto di grande qualità. Quindi continueremo su questo solco e vedremo di raccogliere dei frutti importanti per San Piero Patti e di dare noi anche un contributo importante alla cultura siciliana. Grazie. E quando... Io volevo ringraziare la mia carissima amica Graziella per avermi e per averci coinvolto in questo meraviglioso evento. Io non la conoscevo e infatti non conoscevo questa grande scrittrice e poetessa. Quando lei me ne ha parlato mi sono innamorata subito, perché una vita intensa, sentimenti grandi, e devo dire che è stata un'esperienza unica, bellissima, perché io non ho mai fatto queste cose, però mi sono proprio appassionata, perché proprio mi sono innamorata di questa grande donna. Grazie ancora di avermi permesso di aver dimostrato queste cose.
Va bene, abbiamo concluso. Adesso, se vi accomodate, c'è questo appunto piccolo buffet allestito per voi. Per strada che tu coprirai.